Cosa c'è peggio di un governo che non si occupa degli italiani, che non paga i soldi della cassa integrazione, che non aiuta con interventi a fondo perduto le piccole imprese, i negozi, i ristoranti? Un governo veramente vergognoso, quello del PD e dei grillini, un governo che sta massacrando l'Italia. Beh, peggio del governo che massacra l'Italia ci sono i demagoghi, improvvisatori, speculatori, che si mettono una giacca arancione e si inventano una protesta senza mascherine, senza distanze, senza regole, in un momento in cui a Milano ci sono ancora vittime e contagi, e cerca di saltare sulla ribalta. Beh, non c'è bisogno di pagliacci, questo governo è una schifezza, lo dico ogni giorno, ma peggio di questo governo sono i demagoghi irresponsabili, senza rappresentatività, in cerca di un ruolo personale, che sono persone da mettere al bando, non nuovi a queste esperienze. L'Italia ha bisogno di un'alternativa che è rappresentata dal centrodestra, di cui Forza Italia è il perno. Non ha bisogno di sostituire gli incapaci con dei pagliacci. C'è bisogno del centrodestra per usare bene i soldi, per aiutare chi soffre, per rilanciare l'economia, per far ripartire l'Italia, che invece resterà ferma, sia con il governo PD e grillini, autentici somari, sia con degli sciacalli speculatori che vanno messi alla porta. La politica è una cosa seria, non si lascia a dei pagliacci.